tornati per una nuova puntata del Professionista Risponde, il format di Futura Production creato per rispondere alle vostre domande. Oggi il professionista qui con me in studio è l'avvocato Giuseppe Rapisarda, esperto in diritto condominiale e locazioni, che saluto e ringrazio per essere qui. Avvocato, grazie, ben trovato. Grazie per l'invito. Saluto ovviamente anche la nostra Enrica Giuffrida, che si occupa dei social. Enrica, prima di cominciare subito di entrare nel vivo, a te per ricordare i nostri indirizzi. Sì, ciao Alessandra, buonasera e buongiorno a tutto il pubblico che ci segue sempre con affetto sia in TV che sui social. Come sempre io sono qui a ricordarvi, prima di iniziare con le domande, i nostri contatti. Potete continuare a scriverci alla nostra mail, che è redazione@futurapress.it. È attivo anche il numero su WhatsApp al 320-693-8702. Alessandra, io direi di partire con la prima domanda, che non abbiamo avuto il tempo di mettere in grafica perché è arrivata proprio in questo momento, quindi io direi di leggerla. Iniziamo subito. Arriva dai nostri social e ci chiedono: ho trovato dei post-it sulla mia porta di casa nei quali i vicini si lamentano del mio cane che abbaia in mia assenza. È un comportamento legittimo? Avvocato, una domanda un po', diciamo, ecco, poco frequente, però a quanto pare ci si può ritrovare in queste situazioni. No, sono situazioni poi nella realtà che si ripetono. È legittimo l'abbaiare del cane, è illegittimo invece la condotta, tra l'altro così come si estrinseca attraverso posti, quindi attraverso delle lamentele scritte messe in maniera originale ed arbitraria da parte dei vicini. Noi consideriamo il fatto che, partiamo dal presupposto, quindi prendiamo sul serio, senza alcuna indulgere nel folklore o nella demagogia, la domanda. Gli animali sono considerati dalla nostra legislazione, soprattutto mi riferisco ai cani e ai gatti, degli esseri non solo viventi ma senzienti, sono patrimonio e parte integrante dei nuclei familiari, non solo dal punto di vista affettivo ma dal punto di vista proprio della normazione ormai e degli interventi giurisprudenziali in tema, tanto che la legislazione in ordine all'abbandono vigliacco, aggiungo io, degli animali tende sempre più ad inasprire le pene e le sanzioni, che non sono più soltanto di ordine meramente pecuniario. Venendo alla risposta specifica, non esiste, se lo mettano bene in testa, nessun regolamento, nessuna norma che in astratto possa ipotizzare il divieto di tenere cani e gatti nelle proprie abitazioni. In realtà esistono norme ed esistono sanzioni per chi tiene gli animali e soprattutto i cani in condizioni igienico-sanitarie insalubri o tali da metterne in pericolo la salute stessa dell'animale, tenerli nei ballatoi soprattutto durante la stagione estiva, quando sappiamo che il sole va a picco e come tutti gli esseri senzienti anche i cani risentono e delle alte temperature o di tenerli al freddo e al gelo in modo correlato durante i particolari rigori della stagione invernale, che fortunatamente da noi sono meno frequenti rispetto agli episodi di caldo. La lamentela, il cane si estrinseca, ci sono anche sentenze, non sorridete, il cane si estrinseca attraverso il proprio abbaiare. È chiaro che il padrone risponde eventualmente di colpa invigilando, cioè di colpa nella necessaria vigilanza, al pari di quanto si risponde di colpa invigilanza per atti eventualmente illeciti che compie un minore che è soggetto alla nostra potestà tutoriale o genitoriale, qualora si renda concretamente soggetto di atti che possano ledere in concreto l'incolumità fisica di una persona. Ma se questo non accade, il lamentarsi dell'abbaiare del cane è veramente, lo dico col sorriso, è tempo perso. Il cane non parla, il cane abbaia, ovviamente a volte durante il giorno, se è lasciato solo,
lo fa perché qualunque proprietario di animali sa che senta rispetto al gatto anche la mancanza del padrone, ma questo non legittima quel tipo di condotta tenuto che ci racconta il nostro ascoltatore. Chiarissimo, avvocato, grazie. Enrica, possiamo entrare adesso nel vivo, ecco, con quelle che sono le domande e le richieste ricevute in questi giorni. Sì, andiamo a leggere allora la domanda seguente. Ci chiedono: buonasera a tutto lo studio. Abbiamo adottato per delibera nuove tabelle millesimali. Due proprietari su 16 si sono opposti, ma non hanno impugnato la delibera. Possono essere applicate ugualmente? Sono valide? Chi era Rabe De Paolo? Dipende, c'è una canzone. Dipende, sì. Dipende, sì, ecco, sì, grazie. Dipende, sì. Io ho malaccortamente tradotto, ma insomma era un motivetto. Lo ricordiamo, lo ricordiamo, è compianto Rabe De Paolo. Esattamente. Possono essere applicate se le nuove tabelle, se è stata questa delibera adottata dalla metà più uno dei partecipanti che rappresentano la metà del più uno del valore millesimale dell'edificio, senza l'articolo 1136 quinto comma, ma non voglio dare i numeri, sapete che non li amo, cioè la metà più uno, ma soltanto se queste nuove tabelle sono frutto dichiarato di un errore evidente delle precedenti tabelle o se in questo edificio vi è stato un incremento di superficie da parte di un singolo o di più singoli, per esempio un'elevazione di un piano che abbia legittimato la revisione delle tabelle millesimali. In assenza di uno di questi due casi, che faculterebbe l'Assemblea ad adottare nuove tabelle con i requisiti prescritti dalla legge, cioè con la metà più uno, con la maggioranza, e fuori da questi casi occorre l'unanimità. Quindi se non ricorrono questi due casi, ecco perché avevo detto dipende, l'opposizione di quei due proprietari obbliga ad un'azione legale per far validare dall'autorità giudiziaria con sentenza le nuove tabelle millesimali e in mancanza di questo non potranno essere applicate. Chiarissimo anche questa volta, avvocato. Sono tante, Enrica, le domande. Andiamo avanti in modo da poter soddisfare un po' tutti. Sì, leggiamo la prossima domanda. Il nostro amico Giovanni da Catania, che ringraziamo, ci chiede: salve, è valida la notifica di un atto giudiziario al portiere dello stabile? Mi sa di sì, mi sa di sì. Non, il portiere sta lì e peraltro è previsto dal codice di procedura civile. Sì. Esattamente. In mancanza del destinatario dell'atto giudiziario non c'è violazione di privacy, a me hanno chiesto a volte. No, il portiere è deputato dal nostro codice a ricevere anche gli atti giudiziari per conto di chi, non solo dei proprietari, ma di chiunque stia ed è riconosciuto tale, voglio dire, dai condomini stessi e dal portiere come abitante dello stabile. Quindi non c'è dubbio che una notifica effettuata, non voglio citare gli articoli perché sennò sembro a me stesso antipatico, però è previsto da uno specifico articolo di legge, il portiere ha la titolarità per ricevere gli atti giudiziari, in mancanza va scritto dall'ufficiale giudiziario nella relata, in mancanza in quel momento in cui l'atto viene consegnato del destinatario. Benissimo. Alla prossima domanda, Rosaria da Cefalù ci scrive: è stato creato un cancello di accesso ad una proprietà esclusiva attraverso il muro perimetrale esterno dell'edificio. Abbiamo chiesto che venga rimosso. Abbiamo ragione di farlo? Mi verrebbe voglia di chiedere, ma communio mater rixarum est, cioè non conosco la fattispecie che li muove. È stato chiesto la rimozione, cosa quale pregiudizio poi in concreto hanno? Allora, in realtà la legge è molto chiara, anche qui in un disposto preciso che è il 1102 del codice civile. Qui la fattispecie è quella dell'uso più intenso della cosa comune, cioè si può aprire un varco in un muro perimetrale qui del condominio, ma a due condizioni: quello di non aver alterato il decoro architettonico dell'insieme. E quella è una valutazione estetica un po' pericolosa perché poi è soggettiva e in caso di contrasto rimessa alla prudente valutazione dell'autorità giudiziaria.
o se da quel tipo di varco qualcuno provi che abbia un pregiudizio concreto anche nella fruizione del bene comune che è il muro perimetrale. Generalmente questo non accade, quindi contestare tout court senza avere contezza di subire un danno. Ma il danno va provato concretamente, questo lo è previsto, cioè bisogna che gli altri lamentino che da questa opera che tollerata dal nostro codice civile e prevista come facoltà riconducibile a qualunque proprietario se ne abbia un documento preciso, concreto e dimostrabile. Abbiamo spazio per un'altra domanda, Enrica. Sì, Alessandro, sì. Leggiamo la prossima, arriva dai nostri social, è un problema abbastanza importante, la leggiamo insieme. Abbiamo rilevato un furto di energia elettrica dal contatore condominiale. L'amministratore, prima di andare dai carabinieri, vuole convocare la delibera, ma perché di fronte ad un reato, effettivamente? L'amministratore ovviamente si attiene a quello che è un disposto comunque preciso, è vero che siamo di fronte a un reato. A un reato, certo, il furto di energia elettrica. Io farei, fossi nell'amministratore, una segnalazione. Se si parla proprio di querela, va autorizzata dall'assemblea. È ovvio che qua, allora, in tema di rispetto delle forme, no? Io per fare una querela, l'amministratore non è a casa sua, non è il dittatore dello Stato libero. Di un fantomatico paese dell'America centrale. Amministratore è un mero esecutore della volontà condominiale, le liti attive e passive, non solo quelle civili ma anche quelle penali, soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione assembleare. La querela in quanto tale deve essere autorizzata. Però consiglierei all'amministratore molto sommessamente, da operatore del diritto, di fare una segnalazione all'Enel, che è il soggetto in questo momento danneggiato, come notizia di reato. Al di là della querela, l'amministratore questo lo può fare. Tollerare un furto di energia elettrica, io credo che sia così un fatto grave che appunto poi fa dire, ma insomma, il nulla non si può fare. In attesa che di convocare l'assemblea per la querela, però indicare all'Enel che c'è un problema al contatore. Ecco, l'amministratore si può comunque attivare. Assolutamente. Si può attivare. Grazie avvocato. Enrica, a te la parola prima di chiudere per ricordare i nostri indirizzi sui social in modo appunto da darci appuntamento alla prossima puntata. Sì, Alessandra, io ricordo velocemente i contatti, la mail dove potete continuare a scriverci è redazione@futurapress.it, il numero WhatsApp 320-693-8702, poi potete assolutamente scriverci anche sui nostri social, ci trovate come Futura Production, quindi Instagram, Facebook, e vi ricordo anche che è attivo il canale su YouTube dove potete rivedere le puntate del Professionista e tutta la nostra programmazione. Grazie Alessandra e buon proseguimento. Grazie Enrica, grazie alla Avvocato Rapisarda per essere stato con noi, grazie a tutti voi che ci avete seguito, continuate a seguirci e a scriverci, arrivederci.